Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89. Perché sforzarsi per avere un'idea originale, per creare un nuovo gioco, quando puoi semplicemente copiare quella degli altri che hanno già avuto successo? Piermenti, levati proprio, perché oggi proveremo Big Fat Neighbor. E sì, è esattamente ciò che sembra, un clone fatto male di Hello Neighbor. Prima ti frego l'idea e poi ti rubo anche la ragazza. Bottiglio, cos'è questa schifezza? Sweo! Big Fat Neighbor! Io non ho visto un menu così brutto da diverso tempo. Ragazzi, chissà che cosa ci attende in quest'opera d'arte. Guarda, sono curioso. Sono davvero curioso, dai, seriamente. Oddio! Bassi frame, poi. Però sono abbastanza colpito dal fatto che esiste un filmato di introduzione. Mamma mia, grafica da PlayStation 1 quasi. Ma è un UFO? Oddio, un UFO! Gli extraterrestri pure ci hanno messo. Siamo arrivati a destinazione? Ma oddio, si è rotta la macchina? Vedo una ruota sul marciapiede. Ma chi sono io? Chi è il protagonista? Ovviamente Piermenti Sfracellozzi non può esserci, però ci sarà sicuramente un altro vicino di casa, altrettanto lercio. Allora, ma cos'è sto frame rate indecente? Ma non è che sta andando a bassi frame, è proprio così il gioco, è proprio così. Cioè si vede che è proprio così. Ah, che sta succedendo qualcosa? È sempre lì l'UFO. E quindi? Ma scusa, un binario che passa intorno alla casa. Ma che senso ha? Anche il cursore è uguale a Hello Neighbor. C'è il pallino bianco, no? Uguale, proprio spiccicato. Sì, ma questo ragazzi è un clone spudorato. Cioè, loro sanno che tu sai che è copiato. Non gliene frega, c'è della serie. Sì, vogliamo guadagnare, vogliamo i soldi, sì. Allora, raccogliamo qualcosa. Vediamo un po'. Com'è che si fa? Come faccio a raccogliere la roba? Cliccando non funziona. Ah, con E. Qua lo lancia lento poi. Mamma mia, che schifezza. Non mi posso neanche abbassare con C o Control. No, proprio. C'è la monnezza. Anche qui c'è la monnezza fermentata. Ma tutto quel fascino, no, cartunesco, divertente che ha Hello Neighbor qui manca. Questo è un paesaggio sterile e noioso. Oddio, la trappola per onzi anche qua. Oh, chi è? Che poi sembra una versione più realistica di Piermenti. Incommentabile ragazzi, del tutto incommentabile. Prego? Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ma io dico, ma lo sviluppatore, tra virgolette, di questa schifezza non si sente un po' marcio dentro, no? Nell'anima proprio, nell'interiora. Questi sviluppatori sono proprio convinti, no? Convinti ciechi di fare strada, copiando un'idea fatta meglio. Cioè ragazzi, o l'idea la rivoluzione oppure non vai lontano. Cioè questo è poco ma sicuro. Che schifo. Ma cosa devo fare in questo gioco? Anche qui devo aprire la cantina? Vediamo com'è l'intelligenza artificiale. Ecco. Ma che fa? Ma che cazzo? No, no, no. Questo non si fa problemi, Ma che fa? Che fa? Che diavolo sta facendo? Fai gesti con le mani. Ma che è diversamente abile? Vai, io veramente. Senti il suono del salto. Proprio ti verrebbe da strapparti le orecchie. Aspetta, ma sei... Oddio! Oddio, sei incastrato! Sembrava incastrato nel marciapiede. Ci stavano i piedi sottoterra. Ma che fa? Oh, ma sto a casa mia, che vuoi? Questa è casa mia, è la mia proprietà, cioè, qual è il tuo problema? Sembra la prima alfa quando Piermenti veniva anche a casa tua pur di romperti le scatole. Mamma mia, che gioco lercio, questo è un gioco marcio proprio dentro, no?
Ora prende il sacchetto. Il sacchetto occupa più di metà dello schermo. C'è più della metà della visuale offuscata dal sacco nero dei Sudicio. E io che pensavo che Elon Ebor era fatto male, non avevo visto nulla ancora. Allora, vediamo un po' se funziona sta cosa. Ecco, almeno quello funziona, cioè voglio dire, sono già grato di questa pochezza. La posso afferrare, buttiamola via. Allora. Sì, però. Oddio! Anche qua! Anche qua bisogna aprire il basement e andare giù qua con l'occhietto, la scheda, le tre. Guarda le quale copiazzo! Ma non ti fai un po' schifo, no? Ma veramente, come faccio a non offendere la persona che ha creato sto gioco? Come faccio? Aiutatemi voi, ragazzi, a non offenderlo, a non dire cose cattive. Oh! Oh, ma questa è casa mia, ma come Cristo ti permetti? Cioè, proprio è un non pensante. Io ho visto un lucchetto giallo, delle travi di legno, ovviamente, come di consueto, e poi la scheda elettronica. Cioè, è uguale, gli obiettivi sono quelli. Io voglio vedere cosa succede quando arrivi giù. Cioè, non è che hanno preso spunti, è proprio quello, è proprio quello. Che è? Sembra cemento, st'acqua. Oddio, oddio, proprio sott'acqua, senza problemi. Ma quanto è scandaloso questo gioco! Cioè, si è creato tanto per fare, per rubacchiare qualche centesimino al giro su Steam. Vediamo un po'. Ah, vedi, anche qua c'è tipo una lapide, una tomba. Qui, ragazzi, non è che è morto qualcuno, è morto qualcosa. La decenza dello sviluppatore. Qui giace proprio la decenza dello sviluppatore, senz'altro. Ma il bello sai qual è? Che non posso camminare piano per non far rumore, ad esempio. Via. No, no, ancora mi segue. Ancora mi segue. Ma che scale sono? Oddio! Oh mio Dio! Ragazzi, non ci sono proprio aggettivi per descrivere questa scena, non esistono, purtroppo. Ce la farò mai a finire, a completare questo gioco? Io ne dubito, da quanto è fatto male non credo di riuscirci, però ci proverò. Qua, pure l'inventario, uguale. Posso rompere la finestra col sacco, vediamo un po'. Madonna. Almeno quello. Allora, entriamo qua dentro, vediamo un po'. Ah, c'è un codice qua. Ma come si fa? Nance? Si stunnava per poco, eh. Oh no 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 no, in casa mia no, eh. Oh. Nance? Aruns? Oh. Non si può ammazzare, può morire, crepare, no, eh. Oddio. A differenza di Piermenti, non sa saltare. Tiriamogli un pacco. Oddio! Oddio, è cascata a te, ma si rialza. Me l'aspettavo, sinceramente. Hello Neighbor è oro! Oro! In confronto a questo. Però, ciò non toglie, ragazzi, che sono curioso di vedere se si può andare avanti. Cosa c'è? E soprattutto, cosa c'è nella sua canzina? No! La telecamera mi ha visto, ho sentito il suono lì. No, 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 dobbiamo nasconderci. Cos'è sta roba? No, no, no. Accidente a sto pensionato. Dai ragazzi, diamogli un nome. Si chiama Casimiro Grumaioli. Va bene, questo è Casimiro. Ora, Casimiro, a differenza di Piermenti, soffre un po' di demenza senile, quindi, sai, a volte ti ha un tic, comincia a fare. Però è pur sempre pericoloso, perché se fai qualcosa in casa sua che non gli va a genio, subirai le conseguenze poi delle tue azioni se ti prende.
Cioè, raccogli un oggetto e non vedi quasi più niente, ma perché? Cioè, dipende da come lo afferri, cioè, se tu lo afferri così, vedi, occupa meno dello schermo, però se per sbaglio lo prendi nel verso sbagliato, cioè, non vedi più niente proprio. Ora, qua il problema è che ci sono delle telecamere. Ce n'è una lì, se non sbaglio. Lì ci si nasconde. No, no, dai. Chiudi la porta. Dove sono le scale? Dov'è che si sale qua? Ma può aprire le porte? Un'altra trappola. Qualcuno è morto quassù. Allora è cattivo il nostro Casimiro, eh. Non è una bella persona. Facciamo una cosa. Qui addirittura c'è una radice che entra in casa. Una cassa da morto. Si può aprire? No. Quanto pare non posso aprire questa cassa da morto. Che ca... Cosa? Ah, puoi andare sotto il letto. Ti nascondi. Ok. No, sembrava di averlo trapassato. Lì per lì. No, aspetta. Non mi dire che... Mi sono incastrato! Incastrato sotto al letto! Non posso più uscire! Giuro! Non posso più muovermi con WASD! Non posso saltare nulla! Se premo E, si rimette sotto... Niente, bloccato. Adesso mi tocca riavviare il fottuto livello! Ma ti rendi conto? Proprio rotto! Rotto sto gioco! Rotto! Il nostro caro Casimiro non vuole che entriamo in casa sua. Però, ragazzi, gli obiettivi, almeno quelli ufficiali, stando a questo foglietto, sono i seguenti: controlla l'interno della casa, sposta la roba. Ma come sposta la roba? Cioè, io dovrei. Allora, aspetta, forse intende la mia di roba. Sì, può essere, eh. Effettivamente. Vediamo se ci dà missione compiuta. Cioè, se io apro casa mia, che è un buco. Ah, ok, mi sa che. Mi sa che ho fatto qualcosa di giusto. Ho sentito la musichetta. Quindi mi sa che ho fatto bene. Cosa c'è qua dentro? Un libro? Ma ha fatto male il retro della ruota trasparente. Sposta la roba, però ancora non me la dà come è fatto. Mannaggia. Sì, però la scatola è finita sotto la macchina. E dai, però. Ma dai, come si fa? A farlo così male, a farlo così lezzo. Eh no, non posso vincere perché è una scatola finita sotto la macchina, quindi niente. Ricominciamo un'altra volta da capo, nella speranza che io riesca poi a farlo. Move the stuff, la roba, sposta la roba, quale roba e dove? Forse devo spostare questa roba qua, può essere. Ah, sposta la roba. Ah, missione compiuta, ho spostato la roba. Eh sì, ragazzi, ho spostato la roba, e quindi ora... Ci sono altri obiettivi oppure no? Ma guarda, che fa? Chi è? Ma chi è? C'è qualcuno che fa jogging intorno alla casa di Casimiro. Salve. No! Ma cosa ho fatto? Ma perché mi vogliono ammazzare tutti qui? C'è proprio. No! Ma chi è? Testo deformato! Mi sa che mi vuole cavare gli occhi. Oddio, che naso. E dai. E dai. Cosa ho fatto di male? Cosa ho fatto di male? Ero là fuori, sulla strada. Ma che c'è? Oh. Ma io veramente. Ma vai, drifta, drifta! Sandro Stecchini! Proprio gira su se stessa, trottola! Cioè, neanche l'animazione della camminata, neanche quella, proprio drifta! Si muove così, rigido, paralizzato! Bene, soffri! Ma non riesce, non riesce, vai, vai, vai! Veramente, sta roba dovrebbe davvero essere invendibile. Il livello di bruttezza è tale che non ti vengono neanche le parole, no?
cioè nel senso è veramente è un impegno. Guarda, guarda, non so se mi spiego, questo è un gioco che si autodescrive, credo, si autodescrive. Guarda, guarda, non si muove nemmeno, è bloccato per terra steso. Aspetta, ma se io faccio così, ah, ovviamente, ovviamente ti uccide anche se sta steso. Mi sembra logico, perché l'hai sfiorato, nociva al tatto anche lui. Mamma mia, non ho parole, ragazzi, non... Ma dov'è la telecamera? Tu senti... Ah, lì era. Ma sta musica però ha rotto un po' le palle. Ma se io tiro una cosa addosso alla telecamera, si rompe? No, a quanto pare no. Aspetta, riproviamo. Eh sì, si storce. Ottimo. Cosa fa sto pulsante? Sei un frigo. Che è? Boh. Una leva. Io la tiro tanto. Ah, non posso tirarla. Non posso tirare la leva. Questa? Ah, almeno. Ok, abbiamo levato la corrente all'abitazione. Bene. Questo è un primo passo che potrebbe però essere importante. Potrebbe fare la differenza qua. Cos'è? Cos'è quella roba? Ma. A parte che non posso neanche entrare qua dentro, a quanto pare. Che non c'è una porta. Qua invece. No! Quella è la casa di Sandro Stecchino! Ma che è la casa dello Hobbit? È la casa di Bilbo Baggins! Ma che cacchio è la porta tonda? Cioè proprio l'hanno sradicata dalla contea e l'hanno piazzata là in mezzo a nulla. Vabbè, è uguale, guarda là. Cioè non so se mi spiego. E l'erba mi cresce in casa, perché io mi tengo male. C'è l'erba in casa, i ciuffi d'erba dentro la casa. Ma per quale oscuro motivo? Ma non lo so, è proprio tutto buttato. C'è qualcosa di interessante qua? Oddio ragazzi, la nostra prima chiave. Cosa posso aprire con questa chiave? Madonna. Vedi, la casa di Sandro Stecchino alla fine serviva. No, non mi dire che... Dai, non mi dire che perdo gli oggetti. Non perdi gli oggetti, bene. Allora, qual è il punto della situazione? Chiave verde e il lucchetto verde? Sarà sicuramente qua dentro da qualche parte, dai. Casimiro, non interrompermi, Casimiro. Non fare il grumaiolo proprio adesso. Qua il lucchetto è giallo, non è quello giusto. Dance? Niente, non posso andare da qua. No. Sì, forse. Bene! Siamo entrati dal retro. Ottimo. Dov'è il lucchetto verde? Dobbiamo trovare il lucchetto verde. Lance? Ma scusa, ma che cos'è? Un flauto? Cos'è sta roba? Ma questo per caso riempie la vasca con le secchiate d'acqua? Perché da dove entra l'acqua nella vasca? Da dove? Cioè, boh. Fatto male. Senza senso. Mamma mia. Che disastro di gioco. No, no. Madonna, ti venissi un... Secondo me il lucchetto sta sopra al primo piano. Cioè, che è? Rain room, stanza della pioggia? È letteralmente la stanza della pioggia, letteralmente. Non era un modo di dire. E quindi che si fa qua dentro? Oddio, dove sono? Dove sono? Sono stato teletrasportato in una stanza molesta con le sedie che svolazzano. Oh, che è? Che devo fare qua? C'è 2491. Potrebbe essere un codice di qualche tipo, però, effettivamente. Forse è meglio se me lo scrivo. No, perché non si sa mai, ragazzi, non si sa mai. Vediamo un po' se... Ma questo va aperto? Eh sì. Sa che qua si torna indietro. Torniamo indietro. No! Non siamo ancora tornati indietro. Cos'è questo posto? C'è soltanto questa casetta. Andiamo qua. Chissà cosa c'è qua dentro. Un bagliore di luce. E arriva l'UFO.
anzi torna. Ha sganciato un omino, cos'è, un alieno? No, 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 no. Ma che... Game over, che è successo? Si è bloccato. Ah. Che sta succedendo? Non mi dire che... Da capo, dall'inizio, da fre... Perché sono morto? Cioè, non dovevo andare lì, allora. Mo. Non dovevo andare là. Ma no, ho perso la chiave verde, non ho più niente. Mannaggia! Adesso devo tornare a casa di Sandro, lo stecchino, a recuperarla un'altra volta. Ma qua si entra? Bella texture, complimenti. Complimenti davvero per questa bellissima texture. Ma c'è qualcosa di interessante qua dentro? Oh, potrebbe essere. Ma oh, invece non sembra esserci niente. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Adesso cominciamo a ragionare. Tu fui solo. Ma ci sono le cartucce, le munizioni? No, non posso sparare. E no però, non mi puoi prendere in giro in questo modo. Cioè, raccolgo un fucile e non posso sparare. Ma vai a cagare, vai. Vabbè ragazzi, facciamo così, lo metto da parte che non si sa mai. Cosa c'è qua dentro? Ah, qua manca un ingranaggio che stava però protetto dal recinto. È un po' un casino sto gioco. Aspetta, 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 forse... Forse lo frego, forse lo frego. Vediamo se riesco a fregarlo, sì, però c'è Casimiro lì sui binari, dai. Sì, però, cioè, se io faccio così, no? E dai, ti levi dalle palle! Sto rachitico di merda. Posizioniamo il tavolo qua. E dai. Niente, mi serve un altro oggetto ancora. Proviamo con questo, vediamo se ci arrivo. Dai, 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 così. Abbiamo recuperato questo ingranaggio. Ti prego, dai. Sì, sì, l'abbiamo recuperato, ragazzi. Bene, adesso torniamo a quella baracca, cos'era, quel posto. Proviamo ad utilizzare questo oggetto, allora. Questi altri due sono identici. Madonna. Adesso si aprirà. Eh sì. E qua dentro cosa c'è? Cos'è? Cos'è sta roba? Ah, una leva. È una leva che va sicuramente utilizzata da qualche parte. Il problema di questo gioco è che non, a quanto pare non si può salvare. Cioè non puoi manco salvare. Cioè devi finire sto gioco tutti in una tirata. Come fai? Vabbè, finora abbiamo questo fucile e questa leva. Andiamo a prendere la chiave verde, dai. Ma com'è attaccata la porta? Cioè, oddio. Oddio, è sospesa in aria la porta. Sandro, io voglio soltanto la tua chiave, poi del resto non mi interessa. No. No, mazziconi, mazziconi. Via, via, chiudi, chiudi. Sì, trapassa la porta. Trapassa. Bene, incastrati, vaffanculo, vai. Allora, abbiamo la chiave. Vediamo, dai, lucchetto, lucchetto. Il frigo si apre. Cosa c'è qua? Chiave rossa. Sì, sì, benissimo. Non bene, benissimo. Cos'è questa scatola? Cos'è questa scatola qua? Un cubo rosso fosforescente. Secondo me serve a qualcosa. Proviamo qui. Devo trovare le scale, ragazzi, le scale. Ah, questo si apre? Oh, nonna! Benissimo, e qua cosa c'è? Qua si gira questa ruota. È successo qualcosa. Allora, la chiave verde io la lascio qui perché non credo sia multiuso. Poi casomai la ritrovo là, quindi non è un problema. Andiamo, no, no, qua no, assolutamente, assolutamente no. Apriamo questo. Cosa c'è qua? Un'accetta? Ah, lo posso ammazzare? Un'altra ruota. Vabbè, andiamo avanti al momento. No, aspetta, aspetta, no. No, 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 porchino, 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 dov'è, dov'è? No, dai. E dai, oh, hai visto che lavoro? Proprio meticoloso. Oh, finalmente. Bene, preciso. Che due Roberto Maroni. A quanto pare c'è un'altra telecamera da qualche parte. Ah, è là, vabbè, sì, tu mi nasci addosso.
Aspetta, ma dove è finita la leva? No, no, la leva, bestia, dove l'ho tirata la leva? No, l'ho tirata per sbaglio prima? Non ci voleva. Madonna, che sbadato, idiota. Perché ho tirato la leva quando non dovevo? Ora sta a ritrovare. Sì, vabbè. Che palle, quanto è frustrante. All'uscio, all'uscio, senza musica. Si sta facendo notte, eh. Quindi anche in questo gioco c'è il ciclo giorno-notte. Interessante. Lì c'è una chiave blu. E non tira il sacchetto, accidenti a lui. Ragazzi, mi tocca restartare perché purtroppo abbiamo perso degli oggetti essenziali per vincere. Allora, io credo che lo scopo di questo gioco sia arrivare in cima. Perché, vedi, sta tipo un ascensore là. In qualche modo devo arrivare lassù. Ma non sarà facile, non credo. Soprattutto per i bug che ci sono, se non altro. Ah, lì c'è la chiave gialla, vedi, in questa gabbia. Ma non funziona il pulsante. Vaffanculo. Dai! Sempre! Brava, annusa l'immondizia, dai, annusa quella. Palloso è dire poco, eh. Oh, madonna. Oh, madonna! Oh, madonna, cara! Un po' più alto! Oh, finalmente! No, 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 Bruce V. Ma vuoi vedere che quel numero che mi sono segnato prima è il codice a questa fottuta stanza? Vogliamo vedere se... Allora, 2419, 2419, allora, 1, 2, 1, 2, 3, 4, poi 1... dai! Lezzo! Bene! Allora, no, dovrebbe essere questo. Sì! Bene! No, vabbè, t'ho preso la chiave, tiè, almeno l'abbiamo presa. Dai che si va avanti, noi. Oh no. Aspetta. Ma queste tre righe corrispondono alle scatole di bianco, rosso e blu, eh? Mi sa che servono là, perché i colori sono quelli. Ah, intanto apriamo questo. Vai. Tiriamo una leva. Abbiamo attivato l'ascensore, ragazzi. Bene, bene. Cosa c'è lì? Il piede di porco! Esattamente ciò che mi serve. Ora, ora vedo se riesco a levare i chiodi. Oddio, li ho levati! Li ho levati! Sì, sì, manca soltanto il lucchetto giallo, che è quella chiave là. E poi la carta, la scheda elettronica. Come faccio a mettere in funzione sta cosa? Sa che è un altro ascensore, può essere? Qua non funziona. Ah, ma serve... serve una batteria qua, mi sa. Ma qua... esce la ruota qua. E questa accetta, ma non sembra essere un'arma questa accetta. Non so se... non so se serve. Ma intanto vediamo, vediamo queste scatole se si possono utilizzare, perché secondo me si possono utilizzare, per, di sicuro, guarda, Ma vuoi vedere che... ecco, vedi, era abbastanza logico, bastava guardare i colori alla fine, quindi... sono tre cubi da inserire qua, e me ne manca uno adesso. Mi sa che abilitano, il treno. Sono collegata ai binari, però poi col treno io dove vado? A Poggibonsi. Ma sta chiave io veramente non so come recuperarla, non so proprio... non so. Ha funzionato così? A random? Non ho fatto nulla io. Oh! Beh, se me lo metti così su un piatto d'argento, accetto volentieri, comunque. No, manca ancora la scheda elettronica. Che palle! No, la porta non si apre. Manca ancora un oggetto, ancora uno. Casimiro Grumaioli non può avere la meglio su di me così, ma stiamo scherzando. Cioè io arrivo fin qui e dico no, ormai bisogna farlo, è una missione. Lo prendo sul serio proprio, sto gioco. Sta cassa da morto. Oddio, oddio, e meno male che l'ho premuto,
Cioè, l'accetta, la devi usare per aprire questa cassa da mo. Ecco, madonna, le ore a girare inutilmente, a perdere tempo. Qualcosa c'è, una leva? Cos'è? No, è... Ah, una pala! Ho già capito cosa fare, ragazzi, perché con la pala si può fare una sola cosa. Io sono sicuro che devo scavare dove è morta la dignità dello sviluppatore, qua dietro, vedi? Niente? Niente, non scava. Aspetta, forse... Ecco, ne, vedi, devi fare E, se no... Oddio, c'è l'acqua sottoterra, ma che cazzo? Oddio! Oddio, cos'è? Non c'è niente qua sotto. La batteria! Oddio, la batteria! Forse ci siamo, eh? Perché l'icona stava qua, vedi? Ora, se io utilizzo questo qua, non succede un cazzo. Ah, forse qua devo usarlo. Ecco, bene, bene! Si è attivato qualcosa? Non so cosa ha fatto, ma qualcosa è scattato. Qualcosa è scattato. Aspetta, forse funziona questo? No? Non funziona. No, ma io devo respawnare perché è troppo buio. Non vedo un Cristo. Non va bene. Voglio che sia giorno. Dai, ti prego. E dai, ancora sera. Che palle! Ancora è buio, ti rendi conto? Niente, non vuole. Sì, ma non è possibile giocare con un buio del genere. Non è possibile. Niente, si bugga, non, cioè, ora mi tocca giocare in queste condizioni. Non diventa più giorno. Ho cliccato respawn 35 volte ancora, è così, non cambia. No, si è rotto, si è rotto il gioco. Si è rotto da solo poi, vorrei sottolineare questa cosa. Niente, mi tocca ricominciare da capo perché si è buggato tutto. Non riesco ad andare avanti perché non riesco a vedere. Non riesco a vedere, Cristo. Facciamo le cose per bene. When you try your best, but you don't Facciamo le cose per bene. Che palle che sei! Qua insieme la coppia vincente, guarda, rinzarunza, runzarinza. Ma vaffanculo, facciamo una cosa, mi presti una sedia? Mi presti uno sgabello? No, ma così no, che diventa tardi, poi non vedi più niente. 3 hours later. Mi sa che abbiamo già sbloccato la chiave gialla, vai. Così. Ma che ca... Ma che ca... Cosa cazzo sta succedendo? Ma che... No, ma veramente, seri. Ma meno male che non si è buggato lì, perché lo mangiavo vivo, veramente. Allora, serve la pala per scavare. Perdiamo la batteria. Poi la batteria va qua. No. Ah, invece sì, invece sì, invece sì. Vai. Prendiamo il piede di porco che era di qua. Vedi, vedi. Mi ricordavo. No! Via, via, via! Prima che arrivi! Prima che arrivi! Prima che arrivi! Volevi raggiungermi in tempo! Nice! Vai, prendami questo! Lo schedo ancora sta musichetta da Tarzan. A questo punto, signori, che cosa abbiamo in inventario di utile? Abbiamo la chiave inglese. Oh, oh, sto a casa mia, ma che vuoi dalla mia vita? Sto a casa mia, oh, ma guarda Rai 1, non rompere le palle. Allora, dicevo, abbiamo una chiave inglese e abbiamo una leva. Andiamo qua. Qui è tutto rescintato e non c'è niente. Qua giù, invece, vedi? C'è questo pulsante e qui c'è la base della leva. Quindi ovviamente bisogna usarla qui. Ovvio, no? Più ovvio di così. Siamo arrivati in cima. Vediamo se riesco ad arrivarci con un salto. Bene. Ma... Oh, è lì! È lì! È lì! Ma come faccio ad aprire? Non... No, dovevo portarmi dietro una scatola. Madonna! Ma perché vengo sempre a mani vuote? Se io uso il fucile, però rischio di perderlo. No? Ah, meno male che non si è buggato. Bene, entriamo. Prendiamo la scheda elettronica. Dai, dai! Dai,
Aspetta, non ti buggare, non ti buggare. Ma è uguale a quella di Hello Neighbor, è identica. Non pensavo di finire questo gioco, però a quanto pare... quanto pare ci riesco. Vediamo un po'. C'è... no, danno di... no, non c'è danno da caduta, meglio così. Quindi posso fare Mabuzzasi di Zozzo. Nice. No, posso aprire la tua porta? No, Casimiro! No! Mi sa che non vuole, mi sa che non gli va bene. Lance? Adesso mai più! Adesso mai più! Adesso mai più! Oh! Oddio, dove siamo, ragazzi? Com'è possibile? Com'è che adesso il frame rate è perfetto mentre prima era orribile? Oh, mamma mia, questi sono i profumi di Unity usato male. Dove siamo? Su Marte? Nello spazio? Oddio! Queste sono le palle di Natale. Queste sono le... ma non vedo niente. Talmente abbagliante che c'è da diventare ciechi qua. Sarà un'antina esagerata come cosa. Questa porta non si apre. Che giocaccio. Posso raccogliere queste palle? No. Non posso raccogliere quelle palle. Un'altra palla. Insomma, che si fa qua? No, non mi posso muovere. Oddio, no, lei non ci posso credere. Big Fat Neighbor, congratulations. We are working to make the game better. If you like, you can give advice. Ah, volete consigli? Volete un consiglio? Puzzate via, ciuccio! Mamma mia, brutto sto gioco. Ma brutto, ma sai talmente brutto che manca poco ti fa tornare la voglia di giocare a Hello Neighbor, quello originale? Cioè, ce ne vuole, perché anche Piermenti, insomma, le palle le scassa. Ma questo è veramente l'apice proprio del dolore degli indie. Proprio ti causa dolore fisico giocare a sto coso. Questo titolo è uno dei rip-off più grandi a cui ho mai giocato in vita mia. Perché non provano neppure a nascondere la cosa. Cioè, sono proprio sfacciati. Il PES improved the game to make it better. Ma dove? Avete copiato un'idea? Avete rubato un'idea di qualcun altro che ha fatto successo? E potete stare tranquilli che quel successo ve lo sognate la notte, perché il vostro gioco è una merda. Allora, io sono il primo ad ammettere che copiando, sì, non è una cosa bella, però se sai il tuo puoi rivoluzionare l'idea, migliorarla e quindi attirare potenzialmente l'interesse di tante persone se fai un buon lavoro. Ma questo è un lezzo lavoro, è un lercio, fangoso lavoro, è bruzzo. Quindi la conseguenza è che, insomma, muore sul nascere. Questo è tutto, noi ci becchiamo come sempre al prossimo video. Oh.